Vi suggerisco di prendere tutte le scorte di cui pensate di avere bisogno. Ok, grazie. Ellie, guarda se c'è qualcosa di utile. Ok, capo. Salve a tutti, ragazzi, e bentornati a Max Shosha. Siamo tornati con The Last of Us parte 1, remake dell'originale. Riprendiamo proprio nel punto in cui ci siamo salutati nell'ultima puntata. Io vi ringrazio come al solito per tutto il supporto che state lasciando a questa bella serie. Ho voluto fortemente che fosse una serie, nonostante tanti di voi hanno già giocato il gioco. Sì, ok, magari i più curiosi volevano vedere, insomma, che forma avesse questo nuovo The Last of Us. Io vi posso dire, ragazzi, che a livello di gameplay non trovo grosse differenze, ma dal punto di vista estetico, quello che state vedendo tecnico è qualcosa di molto molto intrigante, soprattutto se fate la comparazione con quello che era l'originale. Allora, prima di iniziare, due cose. Intanto, questo è il momento di andare un po' in giro a cercare indizi, cose extra, come questa che dovrebbe essere la mappa di Bill. Esatto, mappa della città di Bill. Gli appunti scritti a mano sulla piantina indicano le posizioni di nidi di infetti, zone sicure, trappole, scorte di Bill e di un convoglio. Vedete, quello che vi stavo dicendo nella scorsa puntata, oggi per me, è che magari se avessero fatto un vero remake e non, diciamo, un reskin, dai, diciamo, non voglio sminuirlo, però, ma avete capito, probabilmente questa parte poteva essere creata nello stesso modo in cui hanno creato in The Last of Us parte 2 il momento in cui con Ellie e Dina vai a cavallo, stai nella città. Un qualcosa di non proprio open world, però dai, esplorabile, bello, con tanta lore, con tanta storia del posto, per capire un po' che è successo. Qua invece abbiamo già capito che cosa è successo, è stata evacuata la zona. Cavolo, ha proprio una scopa in culo. Tu, stagli lontana. Sì, stagli lontana con le scope. E apre scope in culo con lui. Devo ricordarmi di togliere gli infetti dalle recinzioni. Che le scorte. Sì, ciao con le scorte. Vabbè, scusate ragazzi, stavo a pensare alle cose nel sedere. È meglio non pensarci. Comunque, quando ho le munizioni al massimo godo tantissimo. Ah, e ovviamente sì, ragazzi, sì. Lo sto giocando a livello normale, ma non per niente ho fatto le mie run a difficoltà superiore. Ma qui, cioè, si vuole intrattenere, no? Non sono molto interessato a farvi una run super hardcore. Cioè, non è il goal di questa serie. Chi è che gioca a scacchi qui? Ehi, la sai suonare? Sì, piuttosto male. Vorrei imparare. Ehi, Bobby Fischer! Non toccare niente su quella scacchiera! Bobby chi? Lascia perdere. Ragazzi, ma è una mia impressione o qui hanno sbagliato la traduzione? La sai suonare? Play. In inglese play anche suonare. Sapete voi che chi fa il doppiaggio solitamente non vede quello che doppia, no? Anzi, chi fa l'adattamento in questo caso ha le cose scritte e le deve adattare. Magari qua pensavano fosse qualcosa. La sai suonare? Che cazzo c'entra? Sono abbastanza sicuro che sia un errore, però. E che leggi qua? Capitolo 4, maggiore durata delle lame, affilatura. Bene, 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 ragazzi, abbiamo ottenuto un potenziamento. Cotelli soprattutto, eh. Io oggi sto così, ho preso il caffè. Penso di aver trovato tutto, sì, qui sì. Vai, ragazzi, seguiamo Bill e poi abbiamo un sacco di cose da dire. A proposito di cose da dire. Okay, Ellie, dai. Dai, Ellie, la vieni. Porta aperta, no? Ci sono. Dobbiamo raggiungere l'altro edificio, su per le scale, muoviamoci. Senti, stammi vicino. Come diavolo hai fatto ad accettare questa follia, Bill? Bastava che li lasciassi lì fuori. E dai, Bill, non fare il duro. Non scherzavi su di lui? Sì, è un tipo originale. È un po'... sì, la scopetta ce l'ha un po' là, eh. Darò un'occhiata qui sopra. Le scarafacce. Invece, guarda. Grazie. Ma lui ha documenti e foglietti sparsi per tutta la città. Ho visto un gruppo di cacciatori avvicinarsi pericolosamente alla città. Fortunatamente un branco di infetti li ha fatti scappare. Mettere più segnali di pericolo, fargli sapere che fai sul serio. Beh, oddio ragazzi. Mettere tanti segnali della tua presenza segnala che c'è una presenza. Quindi io sarei pure mezzo invogliato ad andare a prendere le scorte
di uno che dice che spara a vista, no? Non lo do per sicuro, però sappiate che se nei prossimi giorni non dovessero uscire due puntate come al solito di The Last of Us, tranquilli, perché devo mettere altri video, ok? Magari qualche lavoro, così. Recuperiamo, sto comunque facendo delle puntate, diciamo, un po' più lunghe. Allora, in che guaio ti sei cacciato? Dov'è Tess? Un lavoro, una semplice consegna. Cosa consegni? Quella mocciosa. Fanculo anche a te. Sai, spero che tu sappia quello che fai. Non fai sul serio con questo tizio. Allora, dove andiamo, Bill? L'altro mio rifugio. È più una specie di armeria. Pensavo dovessimo riparare un'auto. Dovessimo? Tu sai riparare? Bill, per favore. Come ho detto, quello che mi serve è dall'altra parte della città. Non ci vado mai, è pieno di infetti. Perciò ci serviranno altre armi. Bene, ora non vedevo l'ora. A proposito di B... No, non la cambio perché io c'ho il bastone potenziato. A proposito di Bill, ragazzi, secondo voi è un caso che questo The Last of Us sia uscito proprio... Vabbè, per me è uscito un po' prima, quindi quando mi hanno dato il codice mi è arrivato praticamente quando è uscito il primissimo trailer della serie TV di The Last of Us, no? Sapete che uscirà adesso, non mi ricordo quando, insomma, però hanno mostrato le primissime immagini. E c'è anche Bill, Ora, occhio agli infetti, eh. Ora sicuramente so che ci sarà qualcuno che come al solito si... Ce n'è uno dentro. No, è da un po' che volevo occuparmene. Rilassati, niente. Allora, non hai risposto alla mia domanda su Tess. Pensavo foste inseparabili. Ne è occupato? Sì, certo. Mi sembra che ci siano problemi in paradiso. Qualcosa del genere. Sì, qualcosa del genere. Va bene, andiamo. Completo. Problemi in paradiso, è quello che vi dicevo, cioè... Anche Bill ha sentito un po' la tensione, quella che è più di un'amicizia per quanto riguarda Tess e il buon Joel, però, insomma... È sempre, c'è sempre del non detto, non ci abbiamo la certezza. Mettiamola un po' lì questa cosa di Tess, ci ritorneremo. Parlando della serie TV, vi dicevo, so che tanti si saranno sicuramente lamentati dell'aspetto di Joel ed Ellie. A me, insomma, ancora adesso non è che mi convinca tantissimo, soprattutto Ellie. Joel, allora, lo accetto. Perché non aggiusti una di queste auto? Oddio, sei geniale. Per quale motivo non ho mai pensato di aggiustare una di queste auto? Ok, non fare lo stronzo. Le gomme sono marcite e le batterie morte. Hai finito? Non ho idea di che aspetto abbia all'interno dei motori. Solo i militari fanno nuove batterie per auto. Infetti. Vabbè, ragazzi, noi... Porca miseria. Liscia qua per carica bastoni. Vedi perché mi devo potenziare, mannaggia a me. Per non trovarmi impreparato in queste situazioni. Dai, io Joel, su. Quanto ci rimetti a caricare? Vabbè, lo farò la vecchia maniera di Las Vegas. Ok, pulito. Pulito. Guarda come sta arrabbiato Joel, ci credo. Ok. Senti. Devi ricontrollare le barricate. Dimentichi anche il minimo dettaglio e sei tu che la prendi. Sai cosa significa? Bisogna prendere tutte le scorte del magazzino. Ok, ora sappiamo che parla da solo. A est di nuovo. Sì, dovrai... Bill! Joel! Bill. Da questa parte. Ho capito, Bill, però noi stiamo qua, tu ti stai a fare cacchi tua. Parli con te stesso. Vabbè, ragazzi, e si sale e si scende, io mi prendo quella targhettina lì. Ovviamente. Vabbè, insomma, fatemi sapere anche voi che ne pensate per quanto riguarda la questione serie TV, se l'aspettate, se siete interessati. Io, vabbè, ovviamente sì, sto proprio lì con le orecchie dritte. Non vedo l'ora. Sono sempre lì nel limbo, ragazzi. Non so se voglio un qualcosa di fedele al gioco o aspettarmi qualcosa di nuovo. Poi posto, ragazzi, che non è detto che funzioni, attenzione, perché come vi ho detto anche forse in... un paio di puntate fa, la storia di The Last of Us è qualcosa di già visto nel medium del cinema, anche serie TV, cioè ci sono elementi che sono piuttosto banali, no? La pandemia, gli zombie, queste cose così. Posto interessante in cui mettere radici. Sai, per quanto quei cose siano problematici, quantomeno sono prevedibili.
È la gente normale che mi spaventa. E tu dovresti saperlo bene. Che cosa intendi? Oh, niente. Vedete? Sono tutte cose non dette. Cioè che il gioco è molto bravo in questo caso a... ma buttati là degli indizi che poi devi essere te bravo a raccogliere, no? Per rimettere insieme i pezzi. Il cancello li fermerà. L'ho chiuso e non hanno la chiave. Apposta, allora li fermeranno. Benissimo. Andiamo ragazzi, andiamo a recuperare un po' il possibile. Siamo qui, è nella cantina. Ah, nella cantina? Giù di qua. Ok, eccoci qua. Tu non toccare niente. E tu chiudi la porta. Prepariamoci. Ah. Cosa? Mi serve un'arma. No, non ti serve. Joel, so badare a me stessa. No. Tu rimani qui. Bene. Aspetterò che mi facciano fuori per colpa vostra. Questo è ufficialmente il peggior lavoro che tu abbia mai accettato. È sul podio. Come cazzo fa Tessa ad approvare una missione suicida? Beh, è una sua idea. Davvero? Allora non è così intelligente come immaginavo. Beh, si fotta. Davvero, devi riportare la ragazzina dove l'hai trovata. Non posso riportarla e basta. Allora mollala e lascia che se la cavi da sola. Ti racconto una storia. C'era una volta qualcuno a cui tenevo davvero. Una persona. Qualcuno di cui mi prendevo cura. Ma in questo mondo quel genere di cazzate serve solo a una cosa: farti ammazzare. Quindi sai che ho fatto? Ho fatto i miei conti e ho capito che ci sono solo io. Bill, no, non è proprio così. Cazzate, è esattamente così. Ehi! Che ti ho detto mentre scendevamo i gradini? Che ti ho detto? Sto solo mettendo a posto la tua cazzo di roba. Non toccare. Porca merda. Fai la babysitter abbastanza a lungo e prima o poi ti cagano in Bill, faccia. Per favore, ci diamo una mossa. Tieni. Grazie, Bill. Diamoci una mossa. Il mio cocco Bill. Ragazzi, in realtà Bill ha ragione. Se ami tanto una persona in questo mondo, ti farei solamente procedere, ammazzare. Ho qualcosa da farvi vedere. Sì. Che cos'hai? Un giocattolo nuovo di zecca. Ok. Fammelo vedere, ma prima io vado ad esplorare. Che sarebbe? Ah, la bomba chiodata. Questa è una bomba di chiodi. Attenzione, quando esplodono questi affari fanno a pezzi chi è troppo vicino. Sì, ho già visto i tuoi lavoretti. Si attivano automaticamente quando un nemico è vicino. Al top. Grazie mille. Oh, io me ne creerei un paio. Abbiamo fucili a pompa e bombe. Che cavolo ne facciamo? Beh, c'è una carovana militare che attraversa la città a intervalli di qualche settimana. Suppongo cerchino scorte. Sapessi quanta roba tralasciano. A ogni modo, qualche mese fa stavano passando di qui e sono stati travolti da quest'orda di infetti. Erano tutti addosso al camion. È ancora lì, conficcato nel lato della scuola, con la batteria dentro. Prendiamo la batteria e la montiamo in un'altra auto. Bingo! Volevo prenderla, ma era troppo pericoloso con tutti quegli infetti da quella parte della città. Affanculo! A Joel serve un'auto! E se non funziona? Nah, quei camion sono carri armati. È lì che ci aspetta. Potrebbe funzionare. Beh, non è che ci abbiamo grosse... Oh, cosa abbiamo trovato? Oh, nuovi potenziamenti per le armi, perfetto! Oh. Non era così nel primo, vabbè, ma non mi ricordo. Ragazzina, giuro che sei preso qualcosa. Ehi, non mi serve la tua merda, fidati. Joel, la stai tenendo d'occhio. Come un falco. Come un falco. Dalle chiappe turchesi. Andiamo ragazzi, la missione è chiara. Effettivamente in questo momento Ellie non è che ci sia molto utile, cioè... Wow. Bel posticino qui. Se hai qualcosa da confessare, questo è il posto giusto. No,
non è roba per me. Soprattutto conoscendo il passato di quest'uomo. Quello non è il confessionale, è la mia stanza. Ok, non tocco niente. Dormi in chiesa, eh? Allora, un gruppo di runner ha fatto esplodere la maggior parte delle bombe nell'area da sud della città. Non dimenticare di segnare la posizione di tutte le bombe sulla mappa. Vabbè, effettivamente sta bello paranoieto. Ok, è ora di fare i bagagli. Si esce dalla terrazza? E lì andiamo. Ecco, là alla scuola. Ok. Pronti? Lo sapremo presto. Sapete, ragazzi, che questa è la parte che ricordo meno del gioco? E che so che è meme. Mi direte, non ti ricordi niente, Mike. Ah, raga, Forza, dai, tu non guardarli. Ho visto di peggio. Allora, ok. Allora, posso. Diamoci una mossa. Sì. Oltre il cancello è territorio sconosciuto per me. Ci penso io. Non ti preoccupa, amico mio. Avete sentito? Silenzio. E qua adesso sarebbe il caso di fare qualcosa a livello un po' più stealth. Ok, ragazzi, è il nostro momento. Potremmo anche iniziare a utilizzare le bombe. Finale. Non mi dica che l'ha tirati tutti a sé, eh? Come così va? Tecnica, ma scioscia via. No, ce n'era uno solo. Ah no, ecco. Bill! Gacchi tuoi, Bill! Fammi lavorare, Bill! Fammi lavorare, Bill! Ok, adesso mi potete aiutare, grazie! Bene, tutto è bene, ciò che finisce bene. Tranquilli, ragazzi, tranquilli. Ma è pazzesco! Questa è brillante! Guarda, guarda, ha fatto filotto il signor Mike. Due piccioni con una fava, due. Shit, non ho paura, ragazzi, non ho paura. Ti vengo addosso! Guarda, lui che si stava nascondendo, ah. Un po' di movimento, dai, per rendere il gioco un po' più interessante. Un attimo, ho una chiave per quel cancello. Vai, vai. Muoviamoci senza far rumore. Muoviamoci senza far rumore, eh. Mi raccomando. Sta usando Molotov, fucile a pompa. Piano. Oh, caspita, qua è meglio far piano davvero. Andate lì, bravi, amori miei. Sciocchi. Oh, no, 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 no. Vabbè, ragazzi. C'è tocca. A chi stai sparando, Bill? A chi? Vabbè, mentre ammazzo e ripulisco la zona. Addirittura questo c'ha 6 munizioni nei pantaloni. Benissimo, benissimo. Allora, vi dico una cosa, cercando di anticipare un po' i commenti delle scorse puntate, no? Io ho notato una cosa che probabilmente nella mia prima run era impossibile, perché non è che prevedo le cose. Però magari anche rigiocando il vecchio The Last of Us, magari non potevo notare o non avevo notato. Era praticamente il body language, insomma. È il comportamento, i movimenti che aveva Tess lì nel museo, dopo che era stata attaccata, vi ricordate? Cioè, io penso di aver capito l'esatto momento in cui è stata morsa. E soprattutto come lei ha mutato atteggiamento, no? Ed hai visto, prima che uscissimo dal museo, lei stava un po' lì pensierosa. Lì lei già sapeva. Cioè, tu in questo mondo sai che se vieni morso e alla fine sei spacciato, basta. Mi pare la più giusta. Guarda se quella va. Guarda l'amica tua. In teoria dovrebbero, vedete, essere attratti dal fuoco e andare lì addosso. I Krieger sono i più stupidi. Più pericolosi sicuramente, perché se ti mordono sei finito, sei spacciato proprio. Però sei più stupidi. È sopravvissuto, quella è Giovanna Tarco. Ecco, fatti.
Beh, ma siamo armati e pericolosi. Ci siamo preparati per venire qui. Sì, sì, vai Bill. Oh, non quanto ti sta, Bill? Ci siamo quasi. Dovremmo essere rapidi. Entriamo, prendiamo la batteria e usciamo. Non voglio rimanere intrappolato lì dentro. Ok, tutto chiaro. Va bene, Bill. Sì, forse qualcuno mi dirà, Mike, però dovresti... A parte, fatemelo sapere sotto nei commenti, no? Come avreste affrontato questo momento. Cioè, se vogliamo farlo più di ruolo, no? Per rientrare nelle atmosfere del gioco, no? Però, secondo me, per i clicker, se c'hai le armi, è meglio usarle. E poi è chiaro che magari sparando attiri l'attenzione di altri nemici. È molto pericoloso quello che stiamo facendo, però... Forse avendolo giocato così tante volte, mi voglio anche un po' divertire. Andiamo. Saliamo sul camper e scendiamo dall'altra parte. Dovremmo essere al sicuro, dai. Ah, ok. Vai, Billy Ballo. Chi cavolo l'ha lasciato qui? Hai degli amici in zona? No. Anche se ho qualche idea su chi potrebbe passare da qui. La scuola confina con l'altro lato di questa casa. Entriamo. Ma andiamo, Ellie. Oddio, ragazzi, mi ricordo... Quando ho registrato la puntata qui. Oh, mo non mi ricordo di che parlavamo, ma sono sicuro che parlavamo di altre cose. Perché prima le serie erano così, ragazzi. Era un momento per noi. Infatti mi è sempre piaciuto farle e continuo a farle perché ci avvicina molto. È una cosa che forse con le live ho un po' sostituito, no? Il contatto diretto e il potervi parlare. Prima, utilizzando solo YouTube, era sicuramente più difficile. Predict a 9 anni di distanza. Possibile di un collegamento di similitudini con The Walking Dead? Possibile? È bella casetta che c'hanno questi. Col cane e tutto. Però non ne rimane che un ricordo. A parte che le case americane sembrano tutte belle, ragazzi, ma in realtà vanno a cagare. Cioè, sti muri con lo sputazzo vanno giù. Aspetta, Bill. Ok, siamo al sicuro. Per ora. Dette quelle cazzo di cose. Non hanno morso nessuno, vero? No, sto bene. Stiamo tutti bene, procediamo. Beh, qualcuno hanno morso, però lascia stare. Allora, ragazzi, ma poi che cazzo era la ci mettono il... con questo. Sì, un tapirulan nel soggiorno, ma che cazzo. 4 ottobre, ufficiale, la scuola è chiusa a tempo indeterminato. Questa epidemia ha avuto almeno un effetto positivo. Niente scuola uguale niente compiti, che per me è perfetto. Ma ora cosa faccio con tutto questo tempo libero? Poi secondo me, ragazzi, non è stato proprio così. Io credo che molti di voi, tra quelli che hanno interrotto scuola tutto il periodo pandemia, poi vabbè si è ripreso con la DAD e via dicendo, secondo me tanti di voi a un certo punto volevano tornare a scuola. Dimmi, Ellie. Sì? Ecco, volevo chiederti scusa. Le cose. Per te. Solo questo, non ne parlerò più. Ellie, non devi preoccuparti per me. Dobbiamo andare da Bill. Ok. Povera Ellie, secondo me Ellie si sente tanto in colpa per quello che è successo. Non so se dovrebbe, cioè, non so che dirvi, io pure mi ci sentirei, però non è a causa sua che è successo. Cioè, questo è un mondo pericoloso, è un qualcosa che capita, succede, vediamo fa. Considerando un po' la storia di Ellie, tutte le persone che poi sono intorno a lei o comunque che si legano a lei fanno una brutta fine, pare il Detective Conan. Oh no. Che ti dicevo? Ecco il camion. Esce dalla scuola laggiù. Forza. Andiamo, ragazzi. Vabbè, questi ce li proprio a colazione. Cerca di non fare rumore. Bene. Cercheremo di non farci beccare, ragazzi, anche se non sarà facilissimo, eh? Ho come la sensazione che potrebbe succedere un qualcosa di particolarmente spiacevole. Oh, mamma mia. Questo sta per diventare un clicker perché, cioè, è cieco. Vai, vai, addormenta, addormenta. Se sbrighiamo. Allora, la cosa buona di giocare a difficoltà normale, ragazzi, è che vedete, questi babba lei mi droppano un sacco di... addirittura munizioni al massimo. Ah, ma c'era il percorso. Vabbè. Corri, Ellie, corri! Oh, cacchio. Da tutte le parti. Ah, vedete, era... Ah! Double kill! Oh! Che è una pioggia di munizioni!
Corri, Ellie, mi è andato a correre, oh, aspetta. Ah! Bill! Spara alle Bill! Ma cazzo devo andare? Oh! No, è liscio così. Grazie, Bill. Veramente molto, molto buono. Di quanto pensassi. Ma non hai fatto niente! Devono rifugiati da qualche altra parte. Non sfidiamo la fortuna. Come entriamo? Guarda, Joel, come sta messo? Qualcuno ha lasciato una scala. Se mi aiuti a salire, la spingo giù. Come vede? Ok. Ok, ok. Mamma mia, ragazzi, che tryhardata. Eccoci qua, ragazzi, eccoci. In realtà, forse abbiamo fatto un pelo un errore di valutazione, considerando che la parte difficile arriva adesso e noi abbiamo sprecato un sacco di munizioni. Infatti, sai che ti dico? Ecco. Hai sentito? Stanno arrivando. Giù in fretta. Ok, entriamo veloci. Prendiamo la batteria e ci leviamo dalle palle. Oh, merda! Sono bloccate! Punto. Non reggerà a lungo! Quindi... Dobbiamo entrare per prendere la batteria! Forza, Bill! Solo! C'è un barco, svelti! Dai, 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 dai! Vai! Mi copro le chiappe! C'è un'entrata! Capito! No! Col gomito! Guarda! Dai, andiamo! Bill, fai in fretta. Aiutami. Dimmi che hai finito. È vuoto. Cosa? È vuoto, cazzo. Ragazzi. Dove andiamo? Bill, dove? Ovunque, ma non qui. Muoviamo il culo, forza. Hanno fatto il ruzzo. Oh cribbio. Siamo dentro una scuola. Potremmo uscire dal retro. Voi due, seguitemi. Togliamoci da qui. Ok. Sinistra. Ok, ragazzi. Ma adesso è veramente il nostro momento, eh. Ma è veramente il nostro momento di far silenzio. E vabbè. Zitta. Annan. Meno male che uno non ci sente e l'altro non ci vede. Non è vero, però vabbè. Dammi le munizioni, dammi la mia. È pieno, ragazzi. Questo tocca levarcelo dalle scatole. Bravo. Allora, una cosa. Guardate un attimo. Penso che per da adesso in poi noterete questo. C'è una modalità, vedete, d'ascolto migliorata. Si può fare grazie all'accessibilità del gioco, che è un po' potentissima, migliorata alla grande, un po' come succedeva in The Last of Us Parte 2. Così, ragazzi, senza che mi metto lì a impazzire a cercare in giro per la mappa gli oggetti, diciamo, me le segnala. Uff! Me li dovrebbe segnare, vedete? Mi dice sta lì, quindi ci vado, senza che... Così mi sbrigo un po' anch'io. L'ho visto. Lui è bellissimo col giubbottino. Bellissimo. Per il corridoio potremmo passare da quelle aule. Aule? Da quelle auli? Aule? È un passaggio. Dobbiamo oltrepassare qui, tizio. Va bene. Oh. Ok. Ok, let's go. Ah no, forse non l'ho fatto esplodere io, ma... no, invece sì. Forse possiamo passare. Forse sì, ma... Per quanto ci possiamo sforzare di farla stealth, ma poi qua è pieno di gente. Meno male che c'ho la mano calda. Ok, andiamo. Mamma mia, che finaccia. Aiutami ad aprirla. Pronto? Ancora una. Merda! Ne arrivano altri. Barricchiamo le porte. No, non li tratterrà a lungo. No. Mi piace questo suono.
Il presidente! No. Che cazzo è quello? È un dannato bloater! Agli riparati! È un bloater, è un bloater! Oh, caspita, questo è il problema, sono loro, bro! Ecco, va. Sempre a secco, sempre a secco! Ellie, stai lontano! No, e stai lontano pure tu, però! Dobbiamo arrivare lassù! Non saliremo sulle gradinate con gli infetti in giro! Ok. Guardami le spalle! Sì, sì, guardo cacchi, mi guardo se continuo così. Allora, come carica il bloater? Levati, Bill! Vai, supporta. Nista! Bruma! Padre, occhio! Ah no, ho sbagliato il gioco. Quello tra un po', ragazzi. Tra un po', Facile. Tutto a posto. A parte che, voglio dire, con l'esperienza, il signor Joel li prende a pugni. È infetto da molto tempo. Quelli così li chiamiamo bloater. Bloater. Ok, capito. Odio interrompere le tue lezioncine di biologia, ma possiamo uscire di qui, per favore? Sì? Usciamo da qui? Saliamo su quelle gradinate. Dammi una spinta, Joel. Sì, un attimo, amico. Fammi riprendere. Beh, ragazzi, quel bloater proveniva da qui. In teoria ti dovresti mettere la maschera, ma so che non lo farai. Cioè, immaginate quanto tempo è che stava qua dentro. Cioè, è lo stadio, quello, il quarto stadio, quello che era, diciamo, omesso dal manifesto. Perché effettivamente è piuttosto raro, diciamo, no? Considerando le tempistiche. Ovviamente, se il mondo di The Last of Us rimane questo, non si trova una cura. Tra 10 anni a questa parte ci saranno molti più bloater all'interno di questo mondo, no? È una questione dei tempi. Andiamo, ragazzi. Ok. Forza. Bene, dai, dai. Su. Joel, dietro! Figlio di puttana. Oh, caspita, ci stavano aspettando. Ce l'ho! E ce l'hai! Guarda questa, va! Spara! Sto sempre a secco! Ne manca solo uno! Finiscilo! Forza! Eh sì, stiamo a fare cazzotti con... Come odio quei cosi! Ma non mi spara, ragazzi, a volte. Sapete perché? Ora sali! Tirato un pallone, perché praticamente una delle funzioni del DualSense per PS5 è quella di avere i grilletti belli duri, no, in base alle armi, e prendere la mira è difficile con lo shotgun, si indurisce tutto il grilletto. Vabbè, sì, lo so, mi starei di mia mano. Beh, via ragazzi, ma di qua, ho sbagliato strada. Di qua c'è un'altra scala. Io. Non fermatevi, vi seguo. Ti copro le chiappe se ti sbrighi. Catroia, dai! Scusate, ragazzi, però quando ce la faccio? Ce la sanno usare. Beh, è andata benone. Sì. Ok, vado e controllo questa parte di casa. Brava. Bill? Hanno avuto la stessa idea e hanno rubato la mia roba. Allora, quale diavolo è il piano B? Dovresti essere grato di essere qui a respirare. Quello era il piano A, B, C, fino alla cazzo di Z. Inoltre, di a Tesca può prendere questo lavoro. Non mettere in mezzo a Tesca. Questo non ha niente che... Oh, Cristo. Conoscevi questo tipo? Frank. E che cazzo è Frank? Era il mio compagno. Oh. È l'unico coglione che indosserebbe una camicia come quella. Ha dei morsi. Qui. Ok.
Penso non volesse trasformarsi e abbia... Già, penso di no. Beh, si fotta. Guardate che ho trovato. E c'è benzina. Alla mia batteria. Quello stronzo. Vieni fuori. Vieni fuori. Ok, Dio. La batteria è scarica, ma le celle sono ancora attive. Quindi? Quindi la spingiamo, la avviamo e l'alternatore ricaricherà la batteria. E funzionerà? Ascolta, volevi un piano B? Questo è il migliore al momento. Che ne pensi? Penso che tu guidi e noi spingiamo. Beh, ragazzi. Gesù. Altra roba mia. Beh, Bill. Era o no il tuo compagno? Adesso... Allora? Che fai? Rubi le mie cose e scappi? È così, Frank. Dovresti cercare in casa. Penso ci siano altre scorte. Buona idea. Dimmi quando vuoi finire questa storia. Ti farò un urlo. Aspetta, aspetta, Bill, perché qui c'è in realtà da fare luce su quello che è successo. A noi stavamo litigando, momento di crisi. Tra l'altro, pensate che momento orribile per il nostro Joel, che comunque ha appena perso una compagna, comunque una persona così importante. E dover fingere che c'è ancora, mantenere il segreto, non dire niente a Bill. Insomma, secondo me è un peso grosso. E poi però, eccoci, la stessa cosa è successa a Bill. Oddio, dallo stato del corpo credo che, insomma, sia passato un po', eh. Però questo è il compagno di Bill. Forse proprio quella persona per cui... Mazza scheletrico, quindi è passato un bel po'. E direi che anche Frank, come Tess, ha scelto... Non la strada più facile sicuramente, ragazzi, perché... Insomma, quando arrivi a quel punto sai che sei finito, hai perso tutto. Che fai? Dubito che leggerai mai questo biglietto. So che avevi troppa paura per arrivare da questa parte della città, ma se per qualche ragione l'avessi fatto, voglio che tu sappia che ti ho sempre detestato. Mi ero stufato di questa città di merda e del tuo modo di fare abitudinario. Volevo di più dalla vita e tu non l'hai capito. E quella stupida batteria di cui ti continuai a frignare ce l'ho io. Ma immagino che avessi ragione, forse. Se lascerò questa città, rimarrò ucciso. Beh, sempre meglio che passare un'altra giornata con te. Buona fortuna, Frank. Beh, pure Frank, personaggio un po' così, però come lettera d'addio... Oddio, tosta, gliela dovremmo dare? Che dite? Forse sì. Forse è il caso di dargliela. Beh, effettivamente, ragazzi, Bill è un personaggio piuttosto paranoico, eh. Cioè, per quanto tu possa un po' imparare a maneggiarlo, insomma... A starci insieme non deve essere proprio bellissimo. Questi stavano da soli nella stessa città. Bill, ho trovato questa qui e ho pensato che dovresti averla. Ci si sente così. Fanculo anche a te, Frank. Stupido idiota. Pronti ad andare? Diciamo di sì. Pensi di farcela? Sì, non c'è problema. Stai andando alla grande. È giusto dirtelo. Non ti deluderò, tranquillo. Ok. Bravo, Joel. Hai fatto una cosa... Una buona cosa. Posso prendermelo quel foglietto? Sì. Futura memoria. Non so che ho guadagnato, vabbè. Andiamo. Va bene, Bill. Bill è provato, ragazzi. Okay. Quanto lui volesse fare il duro. Mettilo in prima. Era comunque il compagno. Già era la persona fatto. Che amava. Tieni il piede sulla frizione e quando si mette in movimento... So come si lascia la frizione. Come diavolo... Non mi interessa. Non fare cazzate. Ok, Ellie, stai pronta. Ora. Schiaccia ora. Schiaccia! Vabbè, quasi, dai. Ehi, bel lavoro, ragazzina. Bill, non sei d'aiuto. Ellie, dobbiamo riprovare. Resta concentrata.
Poi le macchine americane per lo più sono automatiche, quindi laggiù, attenzione. Oh, rischio. Che pizza. Ho pure dietro. Ah. Ma mi puoi guardare un attimo le spalle, Bill? Siamo a posto. Torniamo al camion. Sì, siamo a posto. Al camion addirittura. Al camion. Dobbiamo andare più veloci. Continua a spingere. Continua. Ma c'ha 60 spingere. Anni, Bill. C'ha mezzo polmone. Ma che non lo vedi? Va là. Okay, la vostra destra. Run. Giù dal camion. Infatti in arrivo. Dov'è Bill? Dove cazzo sei, Bill? No, raga, io non posso andare a cazzotti su. Bella. 2 per 1. Al maxi risp. Da dove escono? Ali! Sentito che roba, Bill? Guarda Bill, guarda Bill come corre. Significa che l'hanno sentito anche gli infetti. Saliamo sul camion. Salisci, salisci. Vai, vai, accelera. Mamma mia. Ok, qui va bene. Ferma. Non farla spegnere, ok? Quella ragazzina ci ha quasi ammazzati. Ma se ci ha salvato? Dai, ammettilo. Ha saputo cavarsela prima. Voi non ce la farete. Oh. Tieni. Che cos'è? Ti stupirai di quante auto hanno ancora benzina. Grazie. Ehi, Bill, riguardo al tuo amico, è difficile. E io, beh, siamo pari? Siamo pari. E allora vattene dalla mia città. È per questo che nessuno ti vuole bene, Bill. Però ragazzi, ce l'abbiamo fatta. Una tempesta è davanti a noi, però quantomeno abbiamo l'opportunità di viaggiare, di spostarci, di coprire grandi distanze in un'America che ormai, vedete, ha perso un po' la sua civiltà. No, cazzo! Ehi, non dovevi dormire. Ok, so che non si direbbe, ma questo è interessante da leggere, c'è solo un problema. Guarda qui, continua, puntini. Oh, odio la suspense. Dove l'hai preso? L'ho preso da Bill. E c'erano un sacco di cose sparse. Che cos'altro hai preso? Beh... Tieni, non ti fa venire nostalgia? Ehi, ma questa è decisamente più vecchia di me. Non è niente male. Che altro la radio che ha lo slot. Meglio di niente. Oh, sono sicura che al tuo amico questo mancherà stanotte. Non c'è molto da leggere, ma le foto sono interessanti. No, Ellie, quello non è per bambini. Come diavolo fa a camminare con quel coso lì in mezzo? Ehi, buttalo via, smettila. Stai tranquillo, voglio capire meglio, do solo un'occhiatina. Perché queste sono incollate? Ti sto solo prendendo in giro. Ciao ciao amico. Pittsburgh. Sai una cosa? Non è male per niente. Perché non provi a dormire? Non sono stanca. Ottimo. E adesso? Ok.
Fanculo. Piano! Aiuto! Ti prego! Andiamo ad aiutarlo? Allaccia la cintura, Ellie. Aiutatemi. Ma scusa, è quel tizio? Non è neanche ferito. Allora. Merda.